Vattene. Ma che cazzo è? Ma stiamo scherzando? Ma smettila con questa trombetta. Oh, oh, devo starnutire. No. Devo andare a soffiarmi il naso. Salve! Buongiorno, puzzole! Come? Buon lunedì e buon inizio settimana! Che mi dite? Come state? Una favola! Sì, oggi sono tornata una nerd superstar! Ma non dovevi ritornare in fabbrica perché i bulloni ti si sono allentati? Nel video della scorsa settimana, Violetta risponde: due! Sono andata in brodo di giuggiole per la Spagna, nella domanda in cui chiedevate la mia nazione preferita. E così oggi non potevo non tornare con una cine rubrica di chiacchiere, come vi premetto sempre, senza alcuna pretesa professionale, proprio su un film spagnolo che letteralmente adoro. Sto parlando di Crimen Perfecto, un'esilarante grottesca black comedy. I più attenti sicuramente avranno notato che ne inserisco degli spezzoni spesso nei miei video. Questi qui. Tu sei pazza! Aiutami, Dio mio! Aiutami! Prima di iniziare a parlare di questo fichissimo film, vi ricordo che domani sera, martedì 25 febbraio alle ore 21, sarò in diretta live nel mio canale. Vi spammerò il link su tutti i social o potete semplicemente andare nella pagina principale del canale, non prima delle ore 21. Ok. Come vi dicevo anche la settimana scorsa, ovviamente parleremo di cinema, ma comunque anche di tutto quello che vorrete. Ci sarete? Che stai facendo? Inoltre, sabato 1 marzo alle 15.45 sono stata invitata da Andrea, il conduttore del programma Say 3, in diretta su Radio Libera Tutti, web radio di cui vi lascio il link nell'info box se ci volete essere. Grazie per l'informazione, me la segno. Ma torniamo a noi. Crimen Perfecto finché morte non ci separi. Titolo adattato dall'originale Crimen Perfecto. Film spagnolo del 2004 diretto da Alex de la Iglesia, di cui ho visto anche Oxford Murders, Teorema di un delitto, con John Hart e Elijah Wood. Crimen Perfecto in Spagna ha incassato più di 10 milioni di euro. Ha ottenuto 6 nomination al premio Goya, tra cui le candidature per migliore attore protagonista a Guillermo Toledo e migliore attrice rivelazione a Monica Cervera. Inoltre la pellicola ha ottenuto il Grand Prix al Festival del Film Poliziesco di Cognac. Me coglioni! Ma da dove viene tutto questo successo? Da quello che vi dico sempre essere il perno di tutto il film, una sceneggiatura di ferro, eccentrica e originale. Perciò, trama! Rafael González, l'eccezionale, divertentissimo, espressivissimo Guillermo Toledo. No, non mi piace quest'attore. È un gran figlio della marmotta. La sua filosofia è: se voglio una cosa, me la prendo e non mi interessa se devo passare sopra a tutti come un trattore. Ma non con il carisma di un eroico condottiero, bensì come un subdolo macchinatore che mente di continuo. Rafael è il commesso di un reparto donna in un centro commerciale e il suo sogno è di diventare responsabile del piano. Ma per farlo deve battere gli incassi del suo acerrimo nemico Don Antonio Farguas, Luis Varela, il temibile commesso del reparto uomo. Durante una lite nei camerini, Rafael, non volendo, uccide Don Antonio. Oh! E al contempo si accorge che qualcuno di non identificato gli ha visto compiere il crimine. Dopo un surreale inseguimento, il testimone si palesa nella persona di Lourdes, la bruttissima, imbruttitissima, ma bravissima caratterista Monica Cervera. Lourdes è una donna molto brutta e spia Rafael da molto prima che lui commettesse l'omicidio, perché segretamente, neanche troppo, innamorata di lui. Purtroppo sa anche molto bene quanto sia grande la passione dell'amato per le bellissime commesse del suo reparto e delle sue nottate di bagordi con loro dopo la chiusura del centro commerciale. E ora ne vuole un po' anche lei. Così, sapendo di essere troppo brutta per attrarre l'attenzione di Rafael, decide apparentemente di aiutarlo, custodendo il segreto del quale è stata testimone, diventando sua complice nell'omicidio e aiutandolo a disfarsi del cadavere. Ma poco dopo svelerà la sua terribile natura da psicotica ricattatrice e schiavizzerà Rafael a obbedire ad ogni sua richiesta e capriccio. Altrimenti rivelerà che è lui l'assassino di Don Antonio. Come riuscirà ad uscirne Rafael? Chi è davvero la vittima? E chi il carnefice in questa storia? A chi guarda la pellicola, l'ardua sentenza. Sono colpevoli. Ora mi rendo conto che raccontata così la trama può sembrare che io vi abbia descritto una specie di noir, un thriller a cardiopalma. Ma stiamo sempre parlando di una dark
black comedy di una commedia nera di una commedia grottesca. E vi garantisco che De La Iglesia, insieme a Jorge Guerrisse Echevarría, terza e quarta mano nell'ideazione di soggetto e scrittura della sceneggiatura, sono stati fenomenali a rendere l'agrodolce perfetto. Le scene sono così realistiche nelle ambientazioni, ma così surreali negli avvenimenti, che non saprete se ridere o impazzire col protagonista. Non saprete se odiarlo o sperare che se la cavi. E lei la odierete per tutto il tempo. Ma alla fine la amerete. Io in realtà l'ho amata da subito. Diventare una perfida ricattatrice schiavista di uomini è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Perciò la ammiro molto. Cosa? Che ha detto? È pazza. Crimen Perfetto è un film che attraverso una storia paradossale e un'originalità unica ti dice: guarda Chicco, che se i tuoi obiettivi nella vita sono materialisti ed egoistici, se calpesti, menti, sfuggi e inganni per nutrire te, solo te e il tuo ego personale, va a finire proprio male. Attento a chi con l'inganno ti suggerisce che la strada del successo è questa, ovvero attento ai suggerimenti della società che ti bombarda di pubblicità e che ti obbliga a pensare che se non hai l'auto più bella, la casa più grande e la moglie più sexy, non sei nessuno. Perché un giorno ti sveglierai vuoto e solo. E di tutte quelle cose che pensavi essere il successo del tuo mondo, non te ne farai proprio niente. E starei lì a chiederti che senso ha avuto la tua vita. Non può essere. Per come è fatta la nostra natura, a quanto pare è sempre bene che altri artisti ce lo ricordino di tanto in tanto. E inoltre aggiunge nella sua sottotrama la celebre frase di un famoso anonimo che recita: le donne si innamorano di quello che sentono, gli uomini di quello che vedono. È per questo che la maggior parte delle donne si trucca e la maggior parte degli uomini mente. Io ho visto questo film davvero troppe volte. Non mi stanca mai, lo trovo geniale. Il finale è fichissimo, mega colpo di scena. E anche nelle scelte registiche, che tecnicamente è vero non rasentano la perfezione, non sono elegantissime in alcuni frangenti e la fotografia, per quanto bella, non è proprio ricercatissima. Eppure vi assicuro che questo film è di gran lunga migliore di tante pellicole spacciate come capolavori, che hanno una regia da paura, una fotografia pazzesca. Ma quando ti promettono di darti il loro senso della vita, scoppiano come una bolla di sapone e tu ti ritrovi ai titoli di coda che ti alzi e dici: ma che cazzo ho visto? Godetevi la meravigliosa ironia di Guillermo Toledo, che ha creato e che ha caratterizzato il suo personaggio in un modo così divertente e bizzarro che non se ne vedono molti con quel tocco. E prendete spunto, ma non troppo, dalla geniale manipolazione tutta al femminile di Monica Cervera. Detto questo, fatemi sapere se avete visto il film, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e perché. Fatemi sapere se anche voi adorate l'interpretazione di Guillermo Toledo, perché io sì. Sono curiosissima perché è un film di cui raramente riesco a parlare con qualcuno, perché nessuno lo conosce. Completamente soffocati dalle produzioni americane. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video e domani sera alle 21 qui sul mio canale per il live. Vi aspetto, puzzole! Ciao!